stupenda, sole, caldo e si vedono delle bollate, anche se la condizione dell'acqua è molto molto bassa. Prendiamo la lenza, che in questo caso, a differenza del tenkara tradizionale, dove si utilizza o un finale a treccia, cioè una lenza di fili trecciati, o un finale un finale di filo singolo conico, noi utilizzeremo una coda di topo. Pescando su un fiume così grande, noi utilizziamo una canna mediamente lunga, 4 metri, 6 metri di coda e 5 metri di finale. Il montaggio è abbastanza semplice. Abbiamo il cosiddetto Lilian, che è questo piccolo pezzetto di tacron rosso, dove noi abbiamo fissato un loop al quale è collegata la nostra coda di topo. Pescheremo esclusivamente a mosca secca, che è la mia passione, e utilizzeremo il tenkara, come dicevo, con quindi un'attrezzatura un po' fuori norma, perché utilizziamo una coda di topo, con lunghezze abbastanza sostenute per arrivare un po' più lontano sui pesci più distanti. Questa è una mosca emergente che ha funzionato moltissimo nei mesi precedenti. Ok, a questo punto togliamo le eccedenze. Allora, Valerio, ti spiego. Abbiamo detto che la lenza del tenkara è composta da una lenza, che in questo caso è composta da una coda di topo, un finale ed una mosca. Ovviamente la nostra canna da tenkara. Abbiamo messo a punto una canna da 4 metri con 6,50 m di coda, di una DT2. Utilizzo sempre una coda double taper, questo per gestire meglio le presentazioni, con lanci anche molto molto complessi. Con il tempo si può imparare a fare delle cose estremamente complesse con un sistema estremamente semplice come il tenkara. Il tenkara è un sistema che consente di pescare a persone che non hanno mai pescato prima, ed anche a bambini, diciamo, di un'età abbastanza bassa, 8 anni, 9 anni. Fondamentalmente con canne un po' più leggere, anche se questa è leggerissima, e con impugnature molto più ergonomicamente sottili. La fase del lancio è estremamente semplice, banale. È 1, 2 e siamo già in pesca. 1, stop e ritorno. 1, stop, ritorno. Movimenti molto morbidi. Non dobbiamo avere fretta di arrivare sull'obiettivo, perché la canna è molto lunga, quindi la leva di 4 metri, no? Con la grande flessibilità del vettino, fa un grande lavoro e consente di spingere la coda molto velocemente in avanti, e se fatto un buon movimento abbiamo una buona presentazione con una coda in tensione che possiamo poi modificare nel momento in cui facciamo delle presentazioni un po' più complesse. Rotazione, riprendo la coda in tensione, lentamente la faccio scendere nel posto in cui sto pescando, devo pescare. Faccio scorrere la mosca, risollevo e rilancio di nuovo. Movimenti molto semplici, molto lenti, la canna che è abbastanza lunga con un'azione incredibilmente potente.
dà la spinta necessaria per fare in modo che la nostra coda si stenda verso l'obiettivo che abbiamo individuato.